Si chiama app Iren Ambiente, la nuova applicazione con tutte le informazioni sui servizi che Sei Toscana eroga sul territorio. È già possibile scaricare l'app gratuitamente. Sentiamo. Una nuova applicazione per abbattere la distanza tra il gestore dei rifiuti e i cittadini. A svilupparla è stato il gruppo Iren, socio di maggioranza di Sei Toscana, ed è già disponibile per i sistemi Android e iOS. L'app dispone di varie funzioni per supportare gli utenti in tutte le attività legate ai servizi di raccolta dei rifiuti che Sei Toscana eroga nel territorio. È un'applicazione molto facile da utilizzare e anche molto diretta, che consente di avere una comunicazione con i cittadini immediata e che dà delle indicazioni importantissime su come differenziare al meglio i prodotti e i rifiuti che ognuno di noi ha in casa. C'è la possibilità di scannerizzare addirittura i codici a barre degli incarti per vedere dove vanno e tante altre piccole cose. Addirittura arriverà l'Altert il giorno prima per capire se domani arriverà la raccolta della carta piuttosto che del vetro. Insomma, un'applicazione completa che serve a comunicare al meglio e a stare al passo con i tempi. Una sinergia confermata e che si rafforza quella tra Iren e Sei Toscana. È una delle tante sinergie che siamo in grado di dare anche a questo territorio, chiaramente in collaborazione con le peculiarità del territorio toscano, perché mette a disposizione anche di quest'area un'app che è già oggi operativa su oltre 2 milioni di abitanti serviti dal gruppo Iren. Quindi qua ampliamo e chiaramente abbiamo anche acquisito sensibilità del territorio che abbiamo portato all'interno di questa app e che serve sostanzialmente a semplificare le attività dei cittadini e a semplificare a volte anche il lavoro dell'azienda nel comunicare, nel dare le informazioni che riteniamo necessari per il corretto utilizzo dei servizi. Iren e Sei Toscana sono concentrati nel raggiungimento degli obiettivi previsti dal piano industriale condiviso. Il prossimo passo sarà l'implementazione in più comuni possibili del lato Toscana Sud della raccolta rifiuti tramite cassonetti ad accesso controllato.